Paolo, un secondo che mi sta dando di nuovo il problema su Facebook. Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Bloody Mary, tutti i sapori del calcio. E chiacchieriamo con, do il benvenuto a Pietro Paolo Carolei, mio collaboratore RIA e mio Marco. Co-conduttore. E diamo il benvenuto ai nostri ospiti, Luca Fatiga e Fabio buonasera Petruzzi. Buonasera a tutti. Ciao mister buonasera, Luca, ciao mister buonasera. Fabio.
Ciao Buonasera. Luca. Allora, Ciao Luca. stasera parleremo di un po' di cose. Luca e Fabio sono qui con noi, ci parleranno della società Corner Training, del loro percorso, parleremo un po' di cose. Prima di cominciare, volevo mostrarvi un video che avevamo preparato. Sto a fare tutti i video, tutti i video. Dai, detto, ci puoi stare 5 minuti così. Allora, questo per dare una piccola idea di cos'è Corner Training, però ovviamente lascio la parola a Luca che ci spiegherà come nasce questo progetto, di cosa si occupa e tutto quello che fa. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Corner Training nasce, intanto la cosa che mi fa più piacere dire è che nasce durante il lockdown dello scorso anno. Mentre tutto il mondo sportivo e non era fermo, ci siamo riuniti con 6 persone, io e altri 5 fondatori, e abbiamo deciso di fondare appunto questa associazione. E abbiamo dato un nome, un marchio registrato, insomma, abbiamo dato seguito a quello che era anche il nostro lavoro prima, perché prima già eravamo impegnati nel fitness e ovviamente nella preparazione individuale e non di sport di alto livello, e avevamo a che fare, come si è visto nel video, e abbiamo a che fare con tantissimi giocatori, e abbiamo continuato a lavorare mentre il mondo si fermava. Ed è nato questo progetto, appunto, Corner Training, che si occupa di preparazione individuale, tecnica, e abbiamo a che fare con tantissimi calciatori. Si vede nel video Joseph Minala, che passa tutte le estati con noi. Si vedeva anche Tiziano Chilelli, Titto, che gioca a calcio a 5, tra l'altro ha vinto la Coppa Italia con Napoli pochi giorni fa. Poi c'erano dei ragazzi anche che giocano con la Lazio Primavera, insomma. Atleti di alto livello, calciatori di alto livello, e ovviamente non è solamente, non ci occupiamo solamente di calcio, ecco, ci occupiamo anche di pallavolo, di pugilato. Abbiamo avuto moltissimi atleti di alto livello nel nostro campo. E mi fa piacere invece tra i calciatori nominare Federico Viviani, che è un altro affezionato dei nostri allenamenti, che è un fedele atleta di Dario Maggesi, che è l'altro vicepresidente dell'associazione, ed è colui che cura i rapporti proprio nel calcio. Nell'associazione ci sono tra i fondatori io, Jacopo, oltre a Dario c'è Jacopo Romualdi, che è preparatore della Vigor per Conti, Gianluca Freddi, che è un altro ex calciatore professionista, difensore anche lui. Infatti abbiamo una grande coppia di difensori con Fabio. Abbiamo appunto Dario Maggesi, Manuel Giavitto, che è il nostro presidente, e Antonio Lopresti, che è un'altra figura molto importante, che ci ha accompagnato durante tutto questo percorso. Attorno all'associazione Quindi gravitano più o meno 10-12 collaboratori, e nell'ambito di queste collaborazioni crescenti, insomma, ho avuto la fortuna di avere Fabio nella nostra squadra. Io sono stato il suo allenatore in seconda, da lì si è creato un rapporto abbastanza importante anche al di fuori del campo, e quindi abbiamo colto l'occasione, al termine dell'avventura con l'Atletico Lodigiani, di continuare la nostra avventura sportiva insieme. E quindi abbiamo dato vita a questa sua fase, in cui è un istruttore molto molto importante per noi, che si occupa di lui si occupa per lo più di parte tattica, di tattica e tecnica individuale, perché poi durante i nostri allenamenti noi ci occupiamo di parte atletica, prevenzione, tecnica individuale,
divisa in tecnico coordinativo e tecnico situazionale, e ovviamente c'è una parte anche didattica individuale. Beh, io volevo fare comunque complimenti perché, visto che hai detto che comunque è una società molto recente, aver già raggiunto questi risultati vi fa onore. Grazie, grazie, grazie mille, grazie mille. Ma non ci siamo mai fermati. Ecco, la fortuna nostra è che in qualsiasi momento, zone rosse, lockdown, qualsiasi difficoltà, insomma, si è andata a creare nell'ultimo anno, in realtà noi non ci siamo mai fermati, non ci siamo mai persi Infatti. d'animo. Questo, se permetti Marco, questo è proprio il segnale, è alzarsi le maniche e lavorare e non fermarsi al primo Infatti. problema. Infatti la domanda che un po' hai anticipato è come nasce la collaborazione con Mr. Fabio Petruzzi e soprattutto nella parte tecnica di cosa si occupa. Allora, come vi dicevo, con Fabio ho avuto la fortuna di essere chiamato per fare da secondo a Fabio ad inizio stagione e personalmente non ho perso un secondo a dire di sì, perché poi vabbè, Fabio conosciamo tutti il suo passato da calciatore, lui era già professionista Poi che ne andava a parleremo. giocare, poi ne parleremo dopo. E, mentre Fabio era professionista io andavo a vedere la Roma allo stadio e quindi sono stato prima Diceva le tifoso. parolacce, mi diceva le parolacce allo Sì, stadio. molte, molte, molte parolacce. E il quindi tifoso sapevo è pure quello. assolutamente, assolutamente. Poi in affetto ancora gliele posso dire le parolacce. E quindi non ho perso occasione per iniziare a collaborare con lui. Ci siamo trovati bene e quindi abbiamo deciso di continuare questo tipo di rapporto professionale. Fabio si occupa di tecnica. Solitamente in campo c'è un preparatore tecnico motorio che fa la parte tecnico coordinativa, la parte di prevenzione. Noi siamo molto attenti al core stability. Magari dico paroloni, cerco di non essere troppo Prevenzione complicato, però siamo molto attenti al core stability perché ci interessa molto la prevenzione degli infortuni. di Quello infortuni, certo. per atleti di qualsiasi livello, perché poi anche da mister penso che un giocatore che non si infortuni è un giocatore che ha una persona a disposizione tutto l'anno e quindi è già un passo avanti. E poi c'è una Assolutamente. parte tecnico-coordinativa che cura il mister, in questo caso appunto Fabio, insieme al preparatore motorio, e una parte di tecnica di cui si occupa Fabio. Insomma, ho visto recentemente anche dei video di lavori che ha proposto lui, in cui si lavorava sulle letture sulle palle alte. No, Fabio, ho visto il video dell'altro giorno, colpo di testa, Situazioni indietreggiare, aggredire il pallone. Insomma, e poi dipende. Dipende con chi si che rapporta, ecco, ora parla il mister, che insomma lo sa meglio di me il lavoro che propone. no, ma dico intanto buonasera a tutti. Con Luca ci siamo conosciuti lo scorso all'inizio di quest'anno, quando sono stato chiamato ad allenare la Lodigiani e ho conosciuto Luca e tra di noi, come ha detto appunto Luca, è nato un rapporto particolare. Un rapporto lavorativo, però anche al di fuori, nel senso che è una persona seria, una persona preparata e abbiamo fatto un ottimo lavoro, anche se per poco, però poi, Luca, abbiamo parlato di questa società e con enorme piacere sono entrato insieme a loro è una società importante, una società dove si viene curato tutto. Dall'aspetto coordinativo, dall'aspetto fisico, all'aspetto appunto tecnico, tattica individuale. A me piace molto stare sul campo, lavorare insieme poi a Dario Maggesi, come ha parlato Luca. E a me piace fare molto lavoro sul campo. Io voglio allenare, a me piace molto allenare, però sono situazioni, è una struttura dove vai a dare un qualcosa in più ai ragazzi, no? A quei calciatori, perché poi naturalmente lavorano con le rispettive scuole calcio, rispettive società, però magari vai a dare un qualche cosina in più, magari porto un pizzico di esperienza calcata sui campi da calcio sin da quando ero bambino. Oggi queste strutture sono importanti, tanti anni fa non ci stavano. E a me piace molto mettere sul campo i ragazzi, e poi ci sono diverse fasce di età. E naturalmente in base anche all'età, in base anche al lavoro tattico, a me piace molto mettere delle situazioni che poi si possono riproporre la domenica in campo, no? Sì. Come ha detto Luca prima, per esempio, io, vabbè, naturalmente ho fatto il difensore e quindi ho fatto spesso tanto, tanto lavoro difensivo. A me piace molto curare il difensore, fargli fare
l'anticipo, fargli fare la corsa indietro, lo stacco di testa, perché secondo me sono situazioni sono da non sottovalutare, perché magari dei ragazzi ad oggi vanno a saltare di testa, per esempio a destra, staccano col piede destro. Situazioni dove se non li prendi in tempo poi dopo fai fatica. Piccole cose che comunque il nostro lavoro è quello sul dettaglio, cioè vedere in campo, il nostro lavoro è andare a cercare l'ago nel pagliaio proprio, cioè vedere in campo Fabio vuol dire nella situazione in cui poi siamo noi, vuol dire vederlo appunto curare l'appoggio. Noi abbiamo la fortuna di avere soprattutto Dario che può insegnare a tutti quanti, e poi abbiamo oltre a Fabio per dire Gianluca Freddi, e vedere Gianluca che lavora con i piccoli è bello, perché Gianluca insegna delle cose ai bambini che francamente io in anni in cui sono andato a frequentare scuole calcio non ho mai visto insegnare a nessuno. Vuoi per le difficoltà di rapportarti con tanti ragazzi, vuoi per le difficoltà che comunque ha un istruttore nel dover cambiare continuamente la programmazione, ma noi siamo avvantaggiati, lavoriamo con dei rapporti che possono essere massimo 1 a 4, e lì si va a lavorare sul dettaglio. Anche per mister Fabio, anche perché tu hai giocato ad altissimi livelli, quindi se non, hai detto bene Luca, se non lavori sul particolare a certi livelli non ci puoi mai arrivare. Sì, ma è chiaro che stiamo parlando ora dei difensori, però a me piace, per esempio, se ci sono dei centrocampisti, a me piace molto curare l'aspetto impostazione del corpo quando ricevi palla, non venire a ricevere palla dai difensori, spalla all'avversario. Insomma, sono situazioni che a me piace dare un pizzico di esperienza, perché secondo me sono situazioni da non sottovalutare, perché o per esempio quando hai gli attaccanti, quando hai gli esterni offensivi, fare delle situazioni che a loro poi possono trarre il beneficio la domenica durante la partita, perché sono situazioni che si trovano in campo e magari fare delle esercitazioni nel decidere una situazione, nel puntare l'uomo, nel chiedere l'1-2 o all'attaccante, nel non farsi anticipare. Insomma, ogni minimo ruolo va curato, ogni minimo particolare. Che poi tanto salviamo un po' le persone che stanno seguendo Giavo 96A e Mauro Infante, un nostro collaboratore che lavora soprattutto con i piccolini. Mister, prima tu parlavi di scuole calcio, quindi la mia domanda è: da che età partite, sempre se si parte da un'età, e soprattutto se voi create una sorta di affiliazione insieme, quindi coordinate un lavoro con i tecnici della scuola calcio, senza ovviamente intaccare, ma un lavoro che cammina in parallelo? Allora, noi iniziamo da, diciamo, non dai primi calci, iniziamo dai pulcini e andiamo a salire, fino poi ovviamente alle prime squadre, agli atleti over, come li definiamo noi. Il lavoro è difficile interagire in questo momento con le società, quindi noi, le persone che vengono da noi fanno un lavoro individuale sulla base di quello che noi vediamo che serve migliorare. E c'è una programmazione che ovviamente porta avanti il mister che si rapporta tutta la stagione con l'atleta, e questo è un discorso. L'altro discorso, perché ovviamente sono tanti atleti, quindi non si può andare a parlare con 60-70 società, perché poi mandano gli atleti da noi. È capitato di fare altri tipi di lavori anche, però siamo andati in determinate società che ci hanno chiesto di migliorare determinate qualità tecnico-coordinative dei loro atleti, e abbiamo portato avanti, soprattutto in questo periodo ci è capitato, poi perché gli allenamenti erano tutti quanti in forma individuale, che era una cosa per molti nuova, ma per noi non era nuova, perché sono fondamentalmente 2 anni che lavoriamo in questo modo, 3 anni che lavoriamo in questo modo, Dario da prima ancora. E quindi siamo andati a portare la nostra esperienza sul campo e abbiamo portato le nostre proposte sul campo dove siamo stati chiamati per poter migliorare appunto queste capacità tecnico-coordinative, capacità atletiche. Spesso insomma siamo stati messi in campo proprio per sostituire o per affiancare i mister in questi mesi per poter fare questi lavori. Siamo stati chiamati ancora per altri tipi di collaborazioni, ora stiamo valutando tutte le opzioni, perché comunque siamo in una fase in cui ancora non si capisce bene che cosa si andrà a fare la prossima stagione e cosa dovranno fare tutte le società la prossima stagione. Secondo noi questo è il momento più difficile, perché praticamente sono due anni che siamo fermi, un anno e mezzo che siamo fermi, è difficile capire come andranno a programmare le società il proprio lavoro.
Però per ora, ecco, queste sono le due opzioni che abbiamo fatto: o lavorare in base a quelle che sono le esigenze dei ragazzi che si rapportano con noi, o entrare dentro una società che ci affida un gruppo di atleti e noi dobbiamo farli crescere dal punto di vista atletico e dal punto di vista tecnico coordinativo. Certo. Intanto che arrivano dei complimenti in chat. Sì, ho visto Vittorio Somma, sì. Mister, una domanda sui ragazzi che tu gestisci. Di solito quali problemi vi trovate? Di fronte a una domanda che giro ad entrambi. Quali sono le problematiche, se possiamo chiamarle problematiche, che vi trovate spesso a dover migliorare nei ragazzi? Allora, parto un attimo io, Fabio, se non ti dispiace. Grande. Il primo problema, secondo me, è coordinativo. Allora, i ragazzi, alcuni mancano di qualcosa a livello di schemi motori di base. Io faccio sempre un esempio. L'anno che sono stato all'SFF Atletico a Fiumicino, avevo un centrocampista molto bravo, fisicamente anche dotato, gran tiro dalla distanza, dal punto di vista tecnico si approcciava bene al pallone, però aveva un problema: ogni volta che correva all'indietro cadeva. Quindi, andando poi a scavare nel suo passato, ho saputo che lui non aveva mai gattonato e non aveva mai imparato a saltare all'indietro, e quindi ogni volta che cadeva, la corsa comunque diciamo che può essere paragonata anche in alcune sue fasi di volo a lavori pliometrici come il salto, e quindi questo gli mancava, questo schema motorio di base che poi lo portava a cadere quando faceva la corsa all'indietro. Questo vuol dire che noi dobbiamo far fare il maggior numero di esperienze motorie possibili ai ragazzi di qualsiasi età vengano ad allenarsi con noi, perché poi questo ragazzo di cui vi ho fatto l'esempio comunque era un under 16, non stiamo parlando di un bambino, però poi andando a lavorare siamo andati a limare dei dettagli, a migliorare certe situazioni, e quantomeno è difficile poi cambiare tutto quanto, destrutturare un atleta formato. Però, come dico io, si può mettere una pezza a colori, e quindi evitiamo di farlo cadere quando va a fare una corsa all'indietro, che può capitare durante una gara. La seconda cosa di cui io parlavo con Fabio dai primi giorni in cui ci siamo conosciuti, in un allenamento con noi, noi diciamo sempre che i bambini e i ragazzi toccano poche volte il pallone, per questo in questo momento sta andando molto di moda il situazionale, che sia a livello atletico, che sia a livello tecnico-coordinativo, che sia a livello poi tattico, diciamo lavoro integrato, come viene chiamato spesso ora. E i ragazzi che vengono da noi sono ragazzi che toccano poco il pallone durante il lavoro con la squadra, vuoi perché qualcuno lavora ancora molto a secco, senza che io non condanno il lavoro a secco, che a me piace, però è una constatazione che si lavora molto a secco, e i lavori situazionali spesso non sono programmati, ma sono spesso frutto di improvvisazione, e quindi tante volte i ragazzi, soprattutto in determinati ruoli, toccano poco e male il pallone. Quando invece vengono da noi, solamente nell'attivazione, arrivano a toccare il pallone 3.600 volte. 3.600 tocchi, 3.600 trasmissioni. Un giocatore in partita tocca 200 trasmissioni del pallone. Se tocca tante volte la palla, parliamo di Iniesta, ok? Da noi, solamente nell'attivazione, arriva a fare pure 3.600 trasmissioni. Di interno piede, di collo piede, in drop, al volo, radente, in tutte le varianti possibili. Controllo e trasmetto. Questa è la nostra forza, cioè noi dobbiamo ridare le esperienze motorie che mancano ai ragazzi, e dobbiamo far toccare ai ragazzi il pallone. Il pallone va fatto toccare con criterio ai ragazzi, non vuol dire buttare. Tante volte sento, sì, buttiamo un pallone in mezzo e poi fanno per conto loro. Io non sono d'accordo con questa cosa, perché il pallone in mezzo lo si butta a Villa Panfili e ci sta Villa Carpegna. Quando i genitori ci affidano a noi dei ragazzi, vuol dire che hanno comunque delle aspettative, sono giuste, non sono giuste, questo è tutto un altro discorso su cui potremo sindacare in altre sedi, però noi dobbiamo dare a questi ragazzi i mezzi per poter scrivere nel migliore dei modi il loro tema. Abbiamo noi strutture, tante responsabilità, poi il tuo lavoro diventa più semplice se gli istruttori, educatori dei primi calci fanno il loro lavoro, perché spesso noto che mancano, come tu dicevi, schemi motori di base, vedo sempre di meno in quella fascia d'età, dove alla fine è un avviamento allo sport. Mi trovo a fare forse un discorso che avete sentito 2000 volte. Io ho avuto la fortuna, ripeto, di stare vicino a un mister come Fabio. Prima di Fabio sono stato magari con De Narda, che nel Lazio ha vinto molto, e ho avuto la fortuna di stare al fianco di mister Perotti, quindi ho imparato anche da mister importanti. Io soprattutto mister Fabrizio Perotti e mister Fabio non li ho mai sentiti strillare,
o comunque fa, io ti ho sentito strillare poche volte a te, se, ma forse una volta per farti sentire dall'altra parte del campo, e questo non toglie valore a quello che lui dice, secondo me aumenta. Assolutamente. E quando invece tante volte andiamo a vedere i bambini, si sente strillare come se stessimo in altri luoghi, e non è consono strillare a questi bambini. Se poi ci sono invece questi personaggi come Fabio, che hanno fatto comunque la storia del calcio, che non si comportano così con altre, con persone più grandi, non si comportano così né con atleti fatti né con atleti che non sono fatti. E perché spesso viene pure a mancare l'umiltà, mister. Viene a mancare l'umiltà perché mister ha giocato a livelli altissimi e comunque ci mette tanto di umiltà. Marco, è arrivata una domanda di Mauro, secondo me molto interessante. La mandiamo. Sì. Se usate video per analizzare e correggere eventualmente. Sì, lo usiamo. La match analysis. Lo usiamo abbastanza. Diciamo che ci serve la match analysis, secondo me serve più al tecnico che al ragazzo. E quindi parto da questo presupposto, di qualsiasi ambito parliamo. Sì, lo rivediamo, i video che avete mandato sono dei video che noi utilizziamo sia per i social sia per pubblicità magari, o comunque li utilizziamo anche perché ci serve capire se il lavoro che stiamo facendo è giusto, se il lavoro che stiamo facendo è adatto a quel ragazzo, se lo stai seguendo nel modo giusto e se dobbiamo cambiare tipo di lavoro. Quindi è fondamentale questa cosa. Quelli sono video di esercizi tecnico-coordinativi, questo viene proposto anche in esercizi, diciamo, atletici, cioè noi facendo anche la fase di core stability, di core strength, di forza degli arti superiori e inferiori, andiamo poi a rivedere i video dei lavori che proponiamo per capire se l'esecuzione è giusta, se c'è qualcosa da migliorare o se la proposta magari può essere livellata, quindi o alzata o abbassata a seconda dell'atleta a cui viene poi... C'è un'altra domanda di Mauro, che penso però in parte ha già risposto, vi chiede se avete un metodo di riferimento oppure create gli allenamenti in base alle capacità del bambino. Sì. Allora, il metodo di riferimento è il nostro, cioè noi abbiamo una fortuna incredibile, quello che facciamo noi non lo fa nessuno ed è questo, nasce da Dario Maggesi, cioè il prof Dario Maggesi ha inventato il nostro metodo, la realtà è questa. E quindi da lui a scendere, nel corso degli anni si sono sviluppate tante esercitazioni, c'è stato un confronto continuo, abbiamo migliorato magari determinate cose. Comunque Dario, stavo parlando di una persona che passa gran parte del tempo, io e lui passiamo tanto tempo a studiare insieme, quindi il metodo è il nostro però. Cioè noi la parte tecnico-coordinativa è fondamentale, il core stability è fondamentale. Ci sono delle cose, poi lo facciamo come lo facciamo noi, come l'ha portato avanti Dario in tanto tempo, però è nostro ed è il nostro marchio di fabbrica. Le persone vengono da noi per questo motivo, perché noi facciamo determinate cose e le facciamo seguendo questo metodo. Poi è chiaro che un metodo che non è flessibile ha qualcosa che non va, quindi noi ci dobbiamo rapportare con l'atleta che abbiamo di fronte e dobbiamo adattare la proposta a seconda di chi è l'atleta che interagisce con noi. Poi mister, questo progetto è veramente importante, soprattutto in questo periodo dove spesso abbiamo fatto allenamenti individuali, ora non so, ma noi siamo ancora in questa fase di allenamenti individuali, quindi questo progetto potrebbe essere veramente fondamentale per le associazioni. Sì, assolutamente è fondamentale per le associazioni, è fondamentale per i tecnici, cioè, noi abbiamo dei tecnici che ci hanno chiesto di venire con noi, di vedere quello che facciamo, perché comunque è qualcosa di diverso, ripeto, rispetto a quello che siamo sempre stati abituati a fare con i rispettivi club. No, ma Luca, il discorso, scusami se ti interrompo, discorso è uno, volevo precisare questo, che questo programma, questo tipo di lavoro, non è un tipo di lavoro che va a togliere alle rispettive società, cioè va ad abbinare le qualità del ragazzo, perché se magari vai in una scuola calcio a lavorare durante la settimana e hai un'ora e mezza, un'ora e venti, quanto sarà il lavoro, naturalmente si cura soprattutto sì la parte tecnica, però poi c'è una squadra da mettere in campo, c'è una partitella da fare e magari non vai a lavorare sulle difficoltà del ragazzo, no? Ma sulle mancanze, e magari tu vai a lavorare su quello, sul piede meno forte, magari dove tanti ragazzi, io ho allenato anche i diciottenni, i ventenni,
arrivano lì che magari non sanno calciare col piede sinistro, perché? Perché magari negli anni dietro hanno lavorato poco e poi dopo fai fatica andare a riprenderlo, quindi magari vai ad aggiungere, no? Non a togliere assolutamente. Quindi. Ma anche perché mister, come diceva già Luca, il rapporto di lavoro è massimo 1-4 rispetto comunque a una scuola calcio o una società che comunque un allenatore di solito si trova anche 15, 16, 18 ragazzi, quindi il rapporto 1-4 ti dà la possibilità di lavorare con, sul particolare. Mister, una domanda, si parlava di persone e quindi mi veniva da chiederti, soprattutto per le persone che ci stanno seguendo, e come si fa ad entrare nel tuo staff, se c'è un percorso, se c'è possibilità di seguire i corsi, se si rilascia un attestato? Allora, adesso stiamo programmando il primo workshop targato Corner Training, e quindi stiamo lavorando proprio su questa cosa, perché appunto la richiesta è stata alta ed è giusto, secondo me, dare la possibilità a tutti di venire a conoscenza del proprio metodo. Sarà un'occasione di crescita per noi e di confronto, sia di crescita e di confronto per le persone che si rapportano con noi, e quindi stiamo programmando questo primo workshop, che rilascerà chiaramente un attestato di frequenza. E poi al momento Corner Training è a Roma ed è anche a Napoli e a Palermo, e quindi abbiamo dato l'opportunità anche a Napoli e a Palermo di portare avanti quello che è il nostro sistema e di portare avanti il nostro marchio. Vedremo quello che succede. Diciamo che di progetti nel cantiere ce ne sono moltissimi. Parliamo per ora di questo workshop, che è il più concreto, che dovrebbe partire. A noi non piace fare le cose fatte male, quindi stiamo procedendo con ordine, stiamo cercando di fare il miglior prodotto possibile da mostrare a quelli che sono appunto i professionisti che si stanno avvicinando a noi. E preferiamo aspettare un mese di più, ma dare un prodotto di alto livello, piuttosto che fare le cose di corsa e non far venire bene il prodotto. Io posso fare una domanda? Vai, Marco. No, era giusto perché, visto fino ad ora abbiamo parlato come se solo di calcio, tra virgolette. Quindi mi sembrava giusto comunque farti la domanda per completare un po' il discorso sul corner training. Di cos'altro vi occupate? Perché io comunque fitness, riabilitazione e tanto altro, quindi mi sembra giusto completare il discorso sul corner training. Sì, perché comunque diciamo corner training è una realtà che in questo momento ha più di 350 associati tra calcio e fitness. Nel fitness c'è tutta la parte chiaramente di atleti di cui mi occupo io, insomma persone normali che vogliono semplicemente mettersi in forma e che però hanno degli obiettivi importantissimi da raggiungere. La parte riabilitativa. Oggi ho fatto un ragazzo che viene da una frattura al crociato anteriore, lesione completa del crociato anteriore, ieri un menisco esterno, insomma abbiamo quindi tutta la parte riabilitativa che è molto importante, e stiamo iniziando anche delle collaborazioni con altre associazioni che fanno anche altri sport, quindi non solamente calcio, ma siamo aperti a queste collaborazioni che possano andare dal fitness alla pallavolo. Mister, sbaglio anche con l'università, le università. C'è con le università abbiamo l'affiliazione per i tirocini con l'Università del Foro Italico, che è iniziata recentemente, nell'ultimo mese, e quindi abbiamo i tirocinanti del Foro Italico, i tirocinanti di Tor Vergata, quindi insomma abbiamo anche questo tipo di rapporto. Questo fa capire la bontà e la serietà del progetto. Sì, oltre ad altri, come dicevo, ci sono tante cose in cantiere e stiamo procedendo con ordine, è meglio, come dicevo, andare piano, con ordine. Per ora siamo riusciti a fare questi passi che sono importanti, perché poi avere i tirocinanti è molto importante e noi cerchiamo di formarli come professionisti, e poi cercheremo di sviluppare anche i rapporti con le università. Quando si riaprirà tutto, hai parlato di Napoli, quindi verrò sicuramente a seguirti. Ora non so che zona di Napoli, ma io sono di Castellammare di Stabia, sono più della provincia. Però metterò in contatto con il nostro referente di Napoli, con Carlo Calvanin, ti metterò in contatto con lui, così potrei andare a vedere quello che fanno giù, e poi ci sentiremo magari quando passiamo giù a provare Calvanin. Assolutamente, sarà un piacere. Quindi di persona. Progetto mister che parte da Roma, ma l'obiettivo è quello di arrivare
un po' toccare tutta l'Italia. Quindi noi ora per ora comunque piazze importanti: Roma, Napoli, Palermo, e poi saliremo un po' su. Sì, poi l'appetito viene mangiando, insomma, noi cerchiamo di farci trovare pronti in base alle opportunità che si vanno a creare. Queste sono state, avevamo dei rapporti solidi che ci permettevano di iniziare subito anche a Napoli e Palermo, considerando sempre che parliamo, Corner Training è un marchio registrato, quindi insomma c'è bisogno di, noi non possiamo accettare tutto quello che viene, perché il metodo è un metodo, perché il marchio è un marchio che esiste, e quindi dobbiamo fare le cose fatte bene, e abbiamo trovato le persone giuste. Se avete raggiunto questi risultati in poco tempo è sicuramente perché fate le cose fatte bene, questo è poco ma sicuro. Grazie. Marco, io sono contento delle domande fatte. Procederei con una sorpresa per Fabio. Sì, va bene. Parlavamo appunto di tecnica individuale, abbiamo visto l'ultimo. Direi che le immagini parlano da sole. Un fenomeno vero. L'ultimo era bravino, mi dico. No, diciamo, io ti voglio fare una domanda, più che altro una curiosità, però andiamo anche un po' sul tecnico, così magari diamo pure qualche... No, ma soltanto una cosa, scusami, soltanto una cosa. Vai. Abbiamo visto le immagini, tra l'altro... tanti anni fa, sono passati tanti anni, ma mica tanto. A parte questo, io credo che la tecnica individuale sia una cosa troppo importante per i ragazzi. Abbiamo visto adesso Roberto Baggio, ma posso citarti Francesco Totti, Pep Guardiola, giocatori che, con i quali ho passato momenti splendidi, ma che tutti i giorni erano sul campo a fare 30-40 minuti di tecnica individuale tutti i giorni. Roberto Baggio a 36 anni, a 35 anni si metteva lì, un giocatore che praticamente non aveva nulla da dove migliorare, e stava tutti i giorni lì, era tutti i giorni a lavorare col pallone, con l'attrezzo, e come ha detto prima lui, ai ragazzi gli viene dato subito il pallone, perché devono capire, devono migliorare la sensibilità, perché il pallone è troppo importante per i ragazzi, quindi ripeto, è lo strumento. Anche quando pensi di essere bravo, hai sempre da lavorare con la tecnica individuale, perché devi sempre migliorare qualcosa, sempre, tutti i giorni. Assolutamente. È arrivata una domanda di Mauro, se riesci a mandarla, Marco. Sì. Un'ultima domanda: dai numerosi incontri, vediamo un attimo, un'ultima domanda: dai numerosi incontri e confronti, il tema principale è un'accusa verso molti format. E mister, da come ho potuto capire, Mauro voleva intendere spesso e volentieri sui campi, partendo sia dai piccolini che a finire sui grandi, ci sono troppi istruttori che mettono al centro l'essere allenatore che il bene del bambino, del ragazzino che si ha di fronte, e spesso proprio per questo ego dell'allenatore si saltano degli obiettivi che sono fondamentali per la crescita di un giovane calciatore, o comunque di un futuro uomo. Sì, io voglio anche spezzare una lancia in favore però del mister, perché poi non è facile lavorare con tanti bambini, non è facile lavorare in una società che, se tu sbagli una partita anche a livello di scuola calcio, ti manda via. Non è facile nemmeno per le società, che poi hanno le pressioni dei genitori, non è facile per i genitori fare i genitori. Quindi partiamo dal presupposto che non esiste una cosa semplice in questo mondo. Chiaramente dovremmo tutti, da noi, sia, pure noi quando siamo allenatori sbagliamo pure tanto, cioè noi magari siamo più bravi... L'errore è umano.
sì, fa parte di un percorso di crescita, quindi nessuno ha una chiave che va bene per tutti, nessuno ha una lettura universalmente valida per ogni situazione. E chiaramente se noi, secondo me, diamo più spazio, come dicevi tu, al bambino e mettiamo il bambino, l'atleta, l'adulto, mettiamo la parte, diciamo, fanciullesca al centro di quella che è la nostra proposta e al centro del progetto, abbiamo meno possibilità di fare male. Magari possiamo fare una proposta sbagliata, magari possiamo fare qualcosa che all'esterno possa sembrare poco bello, poco esteta, però sicuramente lasciamo un buon ricordo nei confronti dell'atleta, che sia piccolo che sia grande. E poi secondo me quella è la cosa più importante alla fine di tutto, lasciare un buon ricordo al bambino, all'atleta, al ragazzo, perché poi il bambino torna da noi fondamentalmente perché si diverte. La stessa cosa lo fa l'atleta grande, che quando uno va a giocare a pallone, quando noi andiamo a giocare a calcetto o a calciotto ancora, quando ce lo ripermetteranno, ci vogliamo andare a divertire. E quindi dobbiamo mettere l'atleta in condizione di divertirsi. Questa secondo me è la cosa più importante. Il divertimento sicuramente non deve mancare mai, altrimenti viene meno il proprio sport. C'è un'altra domanda, sempre da Mauro. Sì, credo sia una domanda già risposta da prima da Mister Luca. Che caratteristica deve avere un formatore per entrare nel vostro staff? Allora, al momento le caratteristiche quali sono? È una bellissima domanda questa. Diciamo che c'è bisogno di stare con noi. C'è bisogno di stare con noi. Noi spesso, come dicevo, abbiamo avuto delle persone che ci hanno chiesto di venire a vedere quello che facciamo per poter imparare quello che è il nostro metodo. E c'è bisogno di stare a fianco a noi. Molti sono entrati così. Con Fabio si è creato un rapporto diverso, perché poi io e Fabio abbiamo avuto subito questo rapporto prima professionale, poi da amicizia, che ci ha permesso di parlare molto, e questo parlare molto ha fatto confluire determinati interessi. E questa secondo me è una cosa molto importante, perché poi spesso i rapporti professionali nascono così, nascono parlando. E come la nostra associazione è nata parlando, parlando tra noi sei i soci fondatori, si sono creati delle idee e degli interessi che ci hanno permesso di dar vita a quest'idea. E altri rapporti sono nati così, come con gli altri corner training. Quindi se una persona vuole entrare nel nostro staff ci dovrà mandare un curriculum, questo curriculum ovviamente verrà valutato. E poi c'è un percorso formativo, e chiaramente poi ci dicevo, che molte persone sono passate in questo periodo e ci hanno chiesto magari non solo di poter vedere, ma anche di poter collaborare. E al momento non c'è stato spazio per tutti quanti, perché poi ci sono caratteristiche umane. Cioè, qui entreremo in un discorso che è molto lungo e difficile, perché poi la selezione del personale, diciamo così, è complicata. E quindi dobbiamo vedere le caratteristiche umane, dobbiamo vedere le caratteristiche, la preparazione di base che c'è, quanta voglia c'è di entrare. Diciamo che la selezione fa parte della vita, quindi non tutti possiamo fare. Diciamo, una domanda bellissima, ma è molto difficile rispondere, perché poi sì, uno, se non si conosce, dobbiamo conoscerci. Una volta che ci siamo conosciuti, possiamo capire se possiamo andare bene o se non ci andiamo bene. Fabio, ritorno a te, ma tu hai giocato anche col nonno di Marco, perché guarda che cognome, guarda che nome e cognome che c'ha. Quindi... Con il mio omonimo. Anche il mio omonimo. Scherzavo, c'ha un bel nome e cognome, Marco Del Vecchio, quindi so che a Roma è un bel nome e cognome. Sì. Come no, con Marco ho giocato, ci siamo conosciuti a Udine nel 90... credo 92-93, se non sbaglio, 92-93 a Udine. Dopodiché io sono tornato a Roma e lui è venuto 2 anni dopo con Mazzone a Roma. Tornato a Roma, dopodiché abbiamo giocato poi fino al 2000, io sono stato a Roma, quindi abbiamo giocato dal 95, se non sbaglio, lui ha fatto l'anno con Mazzone, l'anno con Carlo Sbianchi e i 2 anni di Zeman, siamo rimasti a Roma, insomma abbiamo giocato tanti anni insieme con Marco. Io sono un 87, ricordo quel gol all'Europeo contro la Francia, quando c'era, e quella è stata una delle delusioni più grandi poi invece, della mia vita. Golden goal di Trezeguet, no? Di Trezeguet, il gol al 93esimo, stavamo già prendendo lo champagne al 93esimo gol di... Will Todd,
Viltord e Trezeguet. Viltord 1-1, Golden Goal di Trezeguet, acquistato poi eccessivamente dalla Juve. Sì, c'è una domanda per Fabio, se è possibile. Beh, ne abbiamo nominato qualcuno, però hai avuto il piacere di giocare con campioni come Balbo, Aldair, Totti, Guardiola, Pirlo, Baggio. Volevo capire, tra tutti questi, quello che più ti ha colpito calcisticamente parlando e quello che più ti ha colpito umanamente parlando. Ma guarda, ti dico la verità, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti grandi campioni, perché Totti, Baggio, Guardiola, cioè Pirlo, stiamo parlando veramente del top. Ho avuto la fortuna di giocare con tanti compagni, tanti grandi ragazzi, grandissime persone. Ti dico la verità, calcisticamente è facile dire Baggio, Totti, Guardiola, Pirlo. Io sono rimasto impresso nella grandezza di quanto era forte Matusalem. Ho giocato insieme a Brescia con Matusalem, è un giocatore che è stato anche a Napoli. Giocò anche a Napoli, forse non era ancora, non aveva raggiunto la maturità, ma a Brescia Matusalem ha fatto delle cose, delle annate strepitose. Per me è stato un centrocampista fortissimo, cattivo, tecnicamente fortissimo, tatticamente intelligentissimo, e ti dico che a me ha colpito moltissimo lui, e anche Jonathan Bachini era un giocatore sottovalutato ma forte umanamente, tutti quanti. Io ho avuto la fortuna di giocare insieme a Tommasi, però è chiaro che anche Guardiola, devo essere sincero, è stato un ragazzo che si è calato con umiltà in una realtà diversa, no? Lui da capitano del Barcellona è venuto a Brescia e si è calato con molta umiltà, insomma, poteva tranquillamente essere il numero uno, ma questo non lo faceva pesare assolutamente. Mister, diciamo, te ne sei un po' uscito dalla domanda, ma è anche normale, perché poi scegliere tra un giocatore come Pirlo, Totti, Baggio, Guardiola, è veramente complicato. Quindi voglio uscire da questa domanda e chiederti se già quando giocavi insieme a loro, se già ti davano l'impressione di essere allenatori in campo, e mi riferisco soprattutto a Guardiola e anche Pirlo, e cosa pensi del Pirlo da allenatore? Perché da calciatore non si può dire nulla, credo sia il migliore nel suo ruolo di tutti i tempi. Allora, premesso che secondo me ci sono dei calciatori che hanno già nel DNA il fatto di essere e che saranno grandissimi allenatori. Pep Guardiola era un calciatore che quando è arrivato a Brescia stava sempre attento ai minimi, a ogni minimo dettaglio, stava sempre attento a tutto. Io poi con lui ho avuto un rapporto particolare, perché lui è venuto a Brescia, è venuto ad abitare sopra di me. Con la sua famiglia stavamo spesso insieme dopo partita, dopo allenamenti, andavamo spesso a prenderci un caffè o qualcosa, parlavamo molto di calcio. Lui era molto, molto rimasto impressionato dal lavoro di Mazzone, di Carlo Mazzone. Aveva grandissima stima nel suo lavoro, nel questo possesso palla ossessivo, e ne parlava in maniera impressionante. Dopodiché è chiaro che io ti dico da fuori, ti dico, secondo me sono usciti tanti allenatori, tanti ex compagni che magari non li vedevo allenatori, invece ad oggi sono diventati anche ottimi allenatori. Per esempio, per me Daniele De Rossi era un allenatore in campo, e secondo me sarà un grandissimo allenatore quando sarà allenatore. Per quanto riguarda Andrea Pirlo, io ho giocato con Andrea. Caratterialmente è quello come lo vediamo, no? È un tipo molto riservato, molto di poche parole. Io credo però che, ora non sto parlando di Andrea Pirlo, io sto parlando in generale, io credo che secondo me la cosiddetta gavetta va fatta. Il fatto di essere stato un calciatore, un grande calciatore o un calciatore normale non vuol dire che tu sai fare l'allenatore, perché non è facile. Io ho smesso di giocare a pallone, ho allenato i ragazzi, due anni ragazzi della Roma, ho allenato gli allievi
regionali e gli allievi nazionali. E dopodiché mi sono confrontato con i grandi. E non è facile, non è semplice, perché io quando giocavo, arrivavo la domenica, mi mettevo seduto lì nell'ora dove veniva fatta prima della partita, dove il mister dava le indicazioni, la formazione, e nella mia testa dicevo è facile fare allenatore, in campo andiamo noi. Si è bloccato non Fabio. So se... infatti questo volevo capire se era un problema mio o no, il mister... Si è bloccato Fabio. È saltato. Cioè sul più bello Luca ci ha lasciato. Speriamo di riprendere. Luca, io sono affascinato perché poi tra l'altro ho fatto un po' di ricerche, ma neanche tanto. Quando ho visto questa serie di nomi ho detto come fai a non fare una domanda su questi giocatori che comunque Pirlo, Totti sono giocatori che hanno vinto il mondiale. Baggio, un vicecampione del mondo e che comunque io personalmente considero il miglior giocatore italiano di tutti i tempi. Quindi per me è una cosa, Guardiola mi dicevano che era un allenatore a Brescia soprattutto in campo, quindi sì. Che poi è diventato quello che è stato. Se riusciamo un attimo a riprendere sì, pure un attimo la linea con... Nel frattempo chiedevo a Luca se voleva aggiungere qualcosa su corner training, magari qualcosa che ci è sfuggito, qualcosa che non abbiamo detto. Allora, scusami, intanto scrivo a Fabio se torna. Sì, almeno vediamo di recuperarlo. Cerchiamo di recuperare Fabio. Ma guarda, sul corner training abbiamo detto molte cose, siamo stati molto precisi. Poi secondo io parlerei per giorni di corner training. È tornato. A un certo punto. Quindi dai, poi tanto di corner training, allora, io parlerei per anni, per ore e giorni, perché la mia creatura è la nostra creatura e quindi ne parlo con orgoglio. È giusto che quando c'è una cosa che ti appassiona, quindi... Sì, infatti, mi appassiona. No, mister... mio, quindi è tutto bellissimo per me, ne parlo con sono appassionato e innamorato. No, mister, ci siamo, ho apprezzato la tua onestà nel dire che come è giusto che sia che ogni giocatore che è stato il top o il meno top. Faccio un esempio. Secondo me Gennaro Gattuso è uno dei più grandi allenatori italiani oggi. Però Gennaro Gattuso ha fatto la gavetta. È andato fuori. Io credo che il Napoli faccia un errore a mandarlo via. Io sono un tifoso del Napoli, no? A me Gennaro piace tantissimo perché oltre a far giocare bene le sue squadre, perché il Milan giocava bene, perché il Napoli gioca bene, è uno che ci mette sempre la faccia, è uno che non va mai contro i suoi giocatori, è uno che poi lo vede in campo, lui è verace, lui è così, è come piacciono a me. Cioè io sono nato calcisticamente come allenatore numero uno per me, Carlo Mazzone. Mister, con questo poi non mi bruciare la domanda sul fatto di Gattuso. Lui ha fatto la gavetta, è ora a Napoli, lui inizialmente ha preso una rosa in mano e ha capito man mano le varie posizioni, e questo lo puoi fare se hai avuto un minimo di esperienza che ti può consentire magari a fare determinate scelte. Io credo che, personalmente su Pirlo, credo che lui sarà un grandissimo allenatore e non è stato semplice dargli una panchina così importante, forse la più importante, anzi sicuramente la più importante d'Italia, no? Perché parlano di risultati. E quindi lui era giusto che magari iniziava magari dall'Under 23 e poi poter seguire un certo percorso di crescita e magari arrivare fra 2 o 3 anni ad allenare al meglio la Juventus. Mister, la domanda sugli allenatori. Tu hai avuto Carlo Mazzone e mi dicevi che è stato per te Zeman, Fabio Capello, Sacchi. Allora la mia domanda è qual è stato l'allenatore Sacchi l'ho visto una volta. Sì, e poi lì volevo la domanda ovviamente sull'esperienza nazionale, anche se per una volta però non è da tutti arrivare in nazionale. Quindi qual è stato l'allenatore che più ti ha formato come uomo? Non da, come calcio, ma come uomo dei tre, però credo già senza dubbio Carlo Mazzone. Carlo Mazzone
mi ha fatto capire tutto del mondo del calcio, del mondo umanamente. Io sono tornato a Roma l'anno dopo Udine, dove ho passato un anno dove non sono stato bene, ho avuto problemi di ernia del disco e sono stato fermo 3 mesi. Sono tornato a Roma e c'era Carlo Mazzone, dove io negli anni l'avevo visto dietro a Cagliari, no? L'anni passati, a Cagliari. E da fuori lo vedevo come una persona che mi metteva soggezione, mi metteva anche timore, perché lo vedevi particolare. Sono tornato a Roma che fisicamente ero a pezzi, perché gli ultimi 3 mesi non mi sono più allenato per via dell'ernia del disco, mi si era addormentata la gamba e mi hanno detto dove operarmi, poi non mi sono operato e ho fatto il lavoro di piscina. Sono tornato a Roma però fisicamente a pezzi e c'era Carlo Mazzone. E inizialmente non è stato un bel rapporto con lui, perché lui vedeva me. Mi spronava a tirar fuori quel carattere, quel qualcosa in più che non riuscivo a tirar fuori. Mi vedeva ragazzo timido, vedeva ragazzo con delle qualità che però non riusciva a tirar fuori il suo carattere. E lui mi ha dato bastoni, mi ha dato bastonate, mi ha bastonato perché io da lui ho subito anche affronti forti davanti a tutti. Però io ad oggi non posso che ringraziarlo perché, al di là che ho passato 6 anni calcistici con lui, che 6 anni calcistici sono tanti come allenatore, al di là tatticamente che per me era uno dei più bravi, perché tu prima hai citato alcuni allenatori, non faccio nomi, anche chi ha vinto tanto, e che io non ricordo, e che io tatticamente non ricordo nulla, Carlo Mazzone era uno che tatticamente ogni anno migliorava, è sempre migliorato. E a me ha insegnato tanto calcisticamente. Umanamente è stato tutto. Umanamente è stato tutto perché è riuscito a farmi capire che la prima era della Roma era una cosa, calcio professionistico è un altro. Bello, bello. Quindi non posso che ringraziarlo e ancora oggi lo sento sempre con grandissimo affetto. È stato un grande, per me è stato molto, ma molto sottovalutato come allenatore Carlo Mazzone. Una Io domanda io. l'ho apprezzato tantissimo, anche se, ripeto, sono abbastanza giovane, però io lo ricordo veramente come un grandissimo allenatore. Io ho una domanda E per c'è una Fabio e poi ce n'è domanda? un'altra. Ok, faccio Sì. prima una domanda io per Fabio. 11 febbraio 1990. Esordio in Serie A. Volevo una domanda banale, cosa si prova in quel momento, soprattutto per te che hai avuto l'onore di fare l'esordio in Serie A, penso con la maglia che ti favi, quindi una cosa in più ancora. Beh sì, io sono tifoso della Roma da quando sono nato. Sono andato allo stadio che avevo 5 anni. Ricordo ancora con mio zio, andavo allo stadio con mio zio e ricordo ancora quando arrivavo allo stadio la canzone di Nando Fiorini, i brividi. Quindi per me è sempre stato un sogno calcare quello stadio, quel campo, entrare dentro quello stadio, passare sotto quella curva che poi Luca romanista, quindi sai che quella curva Ti è la insultava dalla curva curva, che già. Ti e ti dico insultava che dalla quella curva. curva Io da dentro la curva. che mi insultava dalla curva e ti dico che quella curva ne parlavo sempre con Baggio, con Guardiola, che anche Peppe quando stavamo a Brescia mi diceva sempre la curva della Roma è strepitosa e quindi Tant'è che io per poi. me era un sogno, per me era un sogno, no? E quindi poi io, ad essere sincero, io quando ho cominciato a giocare a calcio non giocavo a pallone pensando di arrivare chissà dove. Forse perché erano altri tempi, forse perché era un altro calcio. Io giocavo a pallone, giocavo a calcio perché mi piaceva proprio, era una passione, sempre stata una passione. Poi piano piano, settore giovanile, tutto il settore giovanile, sono arrivato in primavera. Tra l'altro io fino a 18 anni ero un centrocampista. Come sono arrivato in primavera, sono stato spostato a fare il difensore centrale, 2 anni con Spinosi. E da lì poi piano piano è arrivato la convocazione nella preparazione estiva con Lidom, poi dopo l'anno con Gigi Radice. E
E io spesso andavo a fare durante la settimana la partita con la prima squadra, il giovedì si faceva a Trigoria, no? Spesso la partita venivo chiamato. È chiaro che quando c'era quella settimana dove c'era squalificato, non ricordo chi, e si parlava molto che potevo essere il mio esordio dall'inizio, no? Perché c'era, mancava il difensore centrale, spesso veniva spostato Sebino Nela, difensore centrale. E quindi c'era questo ballottaggio, Petruzzinella, Petruzzinella. E alla fine ha giocato Sebino, Roma-Inter. E io sono andato in panchina, però poi Gigi Radice mi ha dato questa soddisfazione, questa emozione enorme, entrare in campo, marcare Matteus, mi disse marca di Matteus. Tra l'altro Matteus era Facile, infortunato, quindi io lo marcavo, ma lui era fermo, mi guardava come di... Che stai a fare qua? Che io non mi muovo. poi Però è mister chiaro che... Vai, No, mister prego, Mike. prego Fabio. È chiaro che è il sogno, no? È il sogno. Per me è stato un sogno indossare quella maglia, indossarla per tanti anni e non... Poi ancora mister oggi ho i brividi. È anche complicato per chi diciamo gioca per la maglia del proprio cuore e perché comunque Roma come anche Napoli è difficile a volte portare quelle maglie così. Ma è normale che si aspettano sempre qualcosa in più, ma questo credo sia normale. Credo sia normale perché noi la sentiamo, no? Noi romani, chi è di Napoli, chi è di Milano, indossa la maglia della sua città, è normale che devi andare in campo è una pelle, ce l'hai sulla pelle quella maglia, no? Quindi il tifoso si aspetta, oltre che tecnicamente, tatticamente, sul campo, anche il carattere, anche La il cattiveria veleno, giusta. no? Il cosiddetto veleno. Aspetta sempre qualcosa in più, è normale. Qual è la Spesso maglia, vengono sì. criticati i giocatori delle rispettive città, no? Spesso vengono criticati, ma è normale, ci sta. Fabio, una domanda Marco, dalla c'è una chat. domanda, giusto? Sì. Volevano chiederti se c'è qualcosa che il calcio moderno dovrebbe riprendere da quello del passato. Oggi è un altro calcio, io lo dico sempre, oggi è un calcio diverso. Al di là che prima c'era un'altra pressione, prima io ho passato anni tra Roma e Brescia dove le contestazioni erano all'ordine del giorno. Oggi non c'è più questo, è normale, c'è meno pressione, c'è meno tutto. A me il calcio di prima piaceva, oggi io vedo giocare a Roma o la Juventus, vedo questo partire dal basso, dal portiere. Ieri, per la prima volta, dopo tanto tempo, ho rivisto Paolo Lopez rinviare da fondo campo con la Spazzare. linea difensiva a metà campo. Cosa che quando giocavo io era la normalità. Rimessa dal fondo, arrivava a metà campo e andavi a giocare a seconda palla. Oggi no, devi partire dal basso, passaggio dentro l'area di rigore, per poi sicuramente rischiare di prendere subire gol. A me il calcio di oggi è un calcio che non entusiasma, non entusiasma. Oggi è facile, diventi calciatore, bastano due partite, oggi già sei vieni definito come il grande calciatore. Quando giocavo io, dopo 150-200 partite, forse ero un calciatore, forse. Oggi è più Poi facile, eh. mi si sono venuti meno un po' i veri valori perché prima, come dicevi tu basta che giocavi, non interessava né il livello né dove, però l'importante è che giocavi. Oggi invece si guarda soprattutto al lato economico, quindi appena una società ti garantisce qualcosina in più, si fa subito la toccata e fuga, quindi si scappa. È normale, è chiaro che oggi il calcio è una cosa troppo grande, no? Un business troppo grande. Stiamo vedendo che avevano creato la Super League e si parlava di milioni e milioni di euro, quindi è Assurde. assurdo. Mister, io ti chiudo con questa, diciamo, parentesi e ti chiedo qual è stata invece l'emozione della chiamata in nazionale. Ah, è vero, è stata una sola chiamata, però è sempre un'emozione andare in nazionale, chiamato comunque da uno dei migliori allenatori che erano Arrigo Sacchi. Sì, no. Io ho avuto la fortuna, insomma, diciamo di essere chiamato due volte in nazionale con due allenatori diversi, una con Sacchi e una con Cesare Maldini. Ah, ok. E
chiaro che quella con Sacchi veniva dopo un'annata strepitosa, no? Quando io ho detto prima sono tornato da Udine a Roma con Massone, io dico sempre una cosa anche ai ragazzi, che la fortuna ha sempre una parte importante nel calcio, nella vita. Io ho avuto fortuna perché sono tornato da Udine dove avevo problemi. Per un mese e mezzo ero indietro, stavo firmando per l'Avellino in Serie C, si è fatto male Rico Annoni e da lì Mazzone mi ha dato la maglia e da lì è stata un'annata strepitosa, miglior difesa del campionato, convocazione nazionale e via dicendo. Stesso discorso quando sono uscito dalla Primavera della Roma, no? Io sono uscito dalla Primavera della Roma, sono venuto due anni a Caserta. Ho giocato il primo anno in Serie C e io da luglio a dicembre non giocavo col grande mister Adriano Lombardi, non ho mai giocato. E si parlava, eravamo quartultimi, contestazione a Caserta, non si giocava. Io a dicembre, durante le feste natalizie, avevo deciso di smettere di giocare a calcio. Sono andato dal mister Lombardi e gli dissi: mister, io non me la sento di fare avanti e indietro Roma Caserta, non gioco, e ho la mia fidanzata a Roma e voglio lasciare il calcio. E sono tornato a Roma. Tanti ex compagni, Manzo, Campilongo, Suppa, Statuto, mi telefonarono, mi dissero: se non vieni qui, ti veniamo a prendere. Succede che eravamo quart'ultimi, succede che loro vanno a giocare a Licata il 31 dicembre. Io il 31 dicembre a mattina vado ad allenarmi da solo a Caserta, faccio un allenamento da solo con il preparatore atletico. Dopodiché a Licata viene squalificato Francesco Statuto, la domenica dopo mister Adriano Lombardi mi manda in campo. Da lì abbiamo fatto 17 risultati utili consecutivi, 2 gol subiti, vinto il campionato, promozione in Serie B. Quindi quando io dico, non perché sono stato io, ma perché la fortuna devi andartela a trovare, ci vuole tanta fortuna in tutte le situazioni. Le situazioni, devi trovare l'ambiente, l'allenatore. A me dispiace quando tanti ragazzi magari non giocano, non è tutto rose e fiori, non è tutto rose e fiori, bisogna passare anche purtroppo per i momenti non belli. Assolutamente. Però poi dobbiamo trovare un altro mister o un altro ex calciatore che dice quello che ha detto Fabio. Che è stata la fortuna, no? Che ci sarà anche stata un po' di mezzi. Si è subito visto l'umiltà di mister Fabio. Perché se no, poi ma Fabio io vi ringrazio, però è vero, è così. È una caratteristica che poi aiuta. La componente fortuna fa parte di mister di ogni discorso della vita, quindi la però fortuna c'è sempre. Se non sai raccogliere la fortuna lungo però la vita. Va raccolta, assolutamente. Sì, però è chiaro che... Ti ripeto, passi da un estremo all'altro, no? Io smetterei di giocare a pallone, ho cominciato a giocare a calcio, da lì poi è nata la mia carriera. Da quel giorno sono tornato a Caserta ad allenarmi, perché magari sono andato. Una grandissima carriera, meno male. Marco, dicevi? E se tu non hai altre domande, io ho una curiosità da chiedere a Fabio, poi magari ci abbiamo verso la conclusione. Beh, anche io sono romanista, quindi mi sembra, quando ho visto un po' la carriera, mi è saltato all'occhio un particolare. Tu sei andato via dalla Roma nel 2000, giusto? Sì. È un anno dopo, sappiamo tutti cosa è successo. Ma io ho dato il là, no? Il là, la spinta. No, però volevo capire, cioè, se tu ad oggi hai un rimpianto così No. Non, ti dico, questa è una domanda che mi fanno tanti. No, assolutamente, io sono tifoso della Roma e ho vinto lo scudetto da tifoso della Roma. Chiaro che sono stato a Roma tanti anni, sono andato via quell'anno lì, ma io sono andato via perché ho avuto problemi con Capello e dopodiché mi ha chiamato Carlo Mazzoni. Sono stato ben felice di andare a Brescia e fare 4 anni insieme a lui,
e mi ha recuperato anche come calciatore, perché io venivo da un infortunio, ho operato sieno al crociato, quindi ho tanti problemi con il capello. Però io no, io ho vinto lo scudetto, a me non interessa. Quella, abbiamo vinto tutti, È chiaro che assolutamente. sarebbe stato un qualcosa in più nella rosa della Roma, anche perché io sono sincero, con quella rosa della Roma non avrei mai giocato, perché è arrivato Walter Samuel, che era un fenomeno, quindi non avrei giocato. E vincere, è chiaro che ho vinto da tifoso e quello per me è tutto. Bello, bello. Bello, Marco, noi siamo in bello. Va bene. chiusura. Io Sì, siamo quasi in chiusura, siamo un'ora e dieci di una ringrazio bellissima Mister. chiacchierata. Grazie a voi, è Allora, stato un piacere. ringrazio sia Grazie Mister Fabio Fabio, che Mister Luca. grazie Luca, Soprattutto parliamo del complimenti. presente di questo bel progetto Sì, che stanno portando avanti. Quindi grazie complimenti di aver per fatto questo partecipe progetto a voi. molto molto interessante, quindi Grazie, congratulazioni. grazie In a voi. Marco, bocca al lupo. prima. Sì, Sì. Mister, vai, prego. No, stavo ringraziandovi per la prestata Abbiamo serale. giusto qualche secondo di ritardo, quindi a volte le voci si dicevi? Tranquillo, dai. No, stava solo Sì. salutando Ah, Paolo, ok, tranquillo. perfetto, perfetto. Marco, io prima di concludere devo Sì. ricordare il prossimo appuntamento, che in pratica è sempre formarsi per formare il 26 aprile ore 20 e 30 con Davide Zamuner. E il titolo Conoscenza e crescita, formiamoci, è un coach professionista. Sì. Aspettiamo tutti lunedì. Grazie ancora Fabio, grazie ancora Luca, in bocca al Grazie a lupo voi, è stato per un tutto. piacere, arrivederci. Ci Ciao Luca. mancheranno Ciao, altre buonasera a occasioni. tutti. Buonasera, Buona Marco. serata a Ciao. tutti.